Buongiorno, oggi il nostro TG europeo si occupa di un piccolissimo ma importante stato situato nella nostra penisola, la Repubblica di San Marino. La Repubblica di San Marino è la più antica repubblica d'Europa, completamente circondata da territorio italiano tra la Romagna e le Marche. La capitale è Città di San Marino, la lingua ufficiale è l'italiano e gli abitanti sono chiamati sanmarinesi. Lo stemma è composto da uno scudo, nel quale sono raffigurati tre monti e tre torri piumate. Per ornamento esteriore porta due rami di colore verde legati, in basso da un nastro con motto Libertas e, in alto, una corona, simbolo della sovranità. La Repubblica di San Marino, sotto l'aspetto amministrativo, è suddivisa in 9 distretti, denominati castelli. La suddivisione ha una motivazione storica, a volte antichissima, a volte più recente. La Repubblica di San Marino organizza nei vari castelli del centro storico numerose feste e sagre durante tutto l'anno, gli eventi più importanti e a cui nessun sammarinese vuole mancare. Tra le manifestazioni più importanti c'è il 5 febbraio, l'anniversario della liberazione della Repubblica dall'occupazione alberoniana e Sant'Agata, patrona di San Marino. Il 1 aprile si svolge la cerimonia di investitura dei capitani reggenti, il 3 settembre si svolge la festa della Repubblica e del suo santo fondatore. Per le strade escono gli arandi dei palestrieri che annunciano la disputa del patio delle palestre grandi in onore del santo fondatore, palio che avrà luogo nel pomeriggio. La tradizione gastronomica locale è quella semplice e saporita della Romagna. Ottimi primi piatti a base di pasta fatta in casa, tortellini, passatelli, tagliatelle, lasagne al forno, ravioli e altro. Tutte le paste sono esclusivamente fatte in casa, alla vecchia maniera, accompagnate da secondi di carne, formaggi e salumi, che hanno il sapore semplice e genuino di queste terre. Tra i secondi piatti, prevalentemente a base di carne, abbiamo coniglio in porchetta, pollo alla diavola, quaglie in salmì, cotolette alla bolognese, bocconcini assortiti e saltimbocca. Tra i dolci è tipica una torta detta dei tre monti, dalla pasta consistente e friabile allo stesso tempo. Dolci tipici sono anche il cacciatello, dessert a base di latte, zucchero, uova e limone, e il bustrengo. A San Marino, grazie alla disponibilità di strutture moderne e funzionali, quali i poligoni del tiro a volo e del tiro a segno, il campo di baseball, le piscine, le palestre, il maneggio, la scuderia per l'equitazione, è possibile praticare più di 30 discipline sportive e assistere a manifestazioni e gare agonistiche di livello internazionale. Da non dimenticare il Gran Premio di Formula 1 di San Marino, che si tiene ogni anno all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in Emilia-Romagna, a circa 100 km a nord-ovest da San Marino.